Fabio, vai. Sì, sì, che se suona. No, il pack 2 lo possiamo staccare. La succede di che cosa facciamo? Departure 32 carbonara, Six Eco, fai il tank, cosa facciamo? 6.000. Dai, come avevamo fatto prima. Ah, stai chiedendo a me, non pensavo. No, no, a chiunque. Qua. Yes. Carburante c'è. Mi illumini su push e pull. Come? Push e pull. Nel caso. Ah, dei bottoni? Perché push è lo do all'aereo, pull e select ce lo do prendo io, poi il nav, rinav, rilancio, inclinando, ma se c'è tu dopo pensi che sono io per quello, quindi poi ce lo do all'aereo, gestisci tu, push e gestisci tu. Qualcosa così. No, possiamo fare al limite che mi dà questo. Sì, sì. E là. Ecco. Forma, sì. Questa bene, cos'è che abbiamo? 56.000 kg. Facciamo sì, c'è 50. Bene così è saltata buona. La engine out abbiamo detto. 1.006. Abbiamo detto 1.600 di nuovo, slash 1.600, tanto è una linea di P2. Come la vostra corsa? Fly Italy? Fly Italy 019. Ok, Fly Italy 019, can you please expect on taxiway, please? Okay. Stand by. Scusa, una può fare questa e l'altra fare rullaggio, no? No, una faccia su. Le promesse sono realistiche, capito? Va bene. One guy in FMC, one guy is flying. Allora, possiamo fare una after... Allora, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto... Questo... Ok, una after... Questa te la faccio io, così... Due, tre, io. After start checklist. After start checklist, anti eyes. Off. Icon. Checked. Pitch stream. Pitch stream... ce l'abbiamo settato. Mettiamolo a 30 così, tanto no, siamo leggeri, va bene anche così su, va bene così, 30, 34 e 5 a 7. Right, okay. Zero. Poi c'è la default e off. Va bene così. Va bene, vuoi chiedere il rullaggio? Facciamo il controllo. Il volo è 2-9. Fly Italy 019. Fly Italy 019, ready for taxi to... Fly little 19, you can taxi hold port runway 32, expect please. Ma facciamo reale o no? Ragazzi. Ok, ready for taxi. Yeah. Allora, andiamo. Brakes checked. Comandante, pronto cabina? Grazie, for cabin is secure for taxi. Ok, va bene. Allora, flight controls, ready? No, faccio io dal lato mio per primo, ok? Quindi è full up, full up, full down, full left, full right. Il radar va bene, lo fai, andiamo, facciamo. Full left, full right. Va bene, a questo punto vabbè, ci sarebbe la flow da parte tua, da BM, quindi praticamente abbiamo gli strumenti controllati, tutto brake max. Il weather radar acceso, questo lo mettiamo su standby che va bene così, e se mi premi il take off config. Ok, va bene. Facciamo, no, per il batch brief non lo facciamo che è company standard. Il cabin check ce l'ha andato, non funziona, ma bene lo stesso. Il nostro cabin manager Thomas ho già chiamato. Thomasina? Thomasina, before take off checklist. Checklist, flight control, check. Briefing, confirm, flap setting. Config 1. Faccio io il decollo o vuoi fare tu il decollo? Facciamo così.
climb magenta of data. 145 blue, 150 magenta, climb that blue, 1 FD to 6000 blue, flag 68 degrees. Okay. Transponder. Set. And AFD. Disconnected. Cabin secure. E la build line la facciamo dopo, quando siamo arrivati. Siamo ready for departure? Okay. Sei pronto? Va bene. Fai 3019. Runway 32. Ready for takeoff. You fly 19 clear for takeoff runway 32. Giallino. Runway heading climb to 3000 feet after takeoff. Giallino. Quello che avevamo prima qua. We be clear to take off, fly the 19, keep the frequency. Se vuole. Va bene, allora lui ci ha autorizzato a 3000 piedi runway heading dopo il decollo, 3000 blu, e dopo il decollo lo prendo io in autopilot e lo metto su heading. Va bene, il finale è clear, che facciamo? Below the line, io faccio così, se mi dai tutte le altre luci, mettere tutte quante, tutte su. A posto e mi metti il transponder sul Tara e poi facciamo la below the line. Eccolo così. Below the line, checklist. Cabin. Secure for takeoff. Engine mode. Normal. Yes. Tara. X. Off. Off. Before takeoff checklist complete. Runway 32 full length, takeoff confirmed, e io ti faccio checked e mi dici tu se sei pronto, possiamo andare. Happy on the roll? C'ha la pendenza qua, come ha detto Fabio, sul simulatore. Sì. Happy? We go? Okay. Go. Take off. I'm flying SRS runway. Okay. Check. Siete dei... Cosa è successo? Engine one reverse unlock, grazie. Allora cosa fa? Io sto volando l'aereo, sto cercando di mantenere... Bisogna chiudere il motore. Non va bene, una va in un'altra parte o l'altra? Sì, ma non posso farlo così perché deve essere prima confermato, non posso toccarlo così. La velocità è sotto controllo, siamo fuori dagli ostacoli.
Chiama... Don't sink, too low, terrain. Sì, ho detto... Questo anche è buon senso. C'è un airplane. Too low, terrain. Questa è fatta lauda. Spegni ecco. Motore. Too low, terrain. Va bene, allora, engine one reverse unlocked. Se noi too low, terrain. My radios, di Camaccio. Leggimelo. Too low, okay. Terrain. Transceiver one eyes. Confirm number one. Too low, terrain. Confirm number one. Too low, terrain. Va bene, max speed 340, 140, engine master 1 off. E quella sarebbe tua. Too low, terrain. Questo me lo devi fare te. E te lo confermo io. Too low, terrain. Confirm. Confirm. Uno, eh. Sì, due, due, dai. Come tutti e due? Io mi sono deretta. Così, no. D'accordo. Allora, continuiamo. Se tu gli chiami il Mayday, possiamo tranquillamente rientrare. È andato via Thomas. Vai, vai, lo faccio io. Va bene, d'accordo. Chiamo l'emergenza. Sì, esattamente. Dimmi che vogliamo virare a destra, prova 150. Scusami Stefano, mi dimmi. Ok. AWS, giusto per vedere gli ostacoli, cerco lì. Ma ormai siete fatto, bravi. Le minime di 6000 di meno. 019R, engine failure, engine left failure. Che request immediately turn to Elmas. Initially request heading 150. Ok, confirm you got engine failure. You have high priority for landing, number one. Turn right heading 160. This will be 8 miles final for landing. 8 miles final for landing. Climb, if possible, to 3,000 feet. Okay. Confirm at 3,000 feet. Se non ti serve. No, va bene così. Allora abbiamo prova 160. Autopilot non va. Va bene così. Facciamo così. Flap zero. Allora, se vogliamo fare, giusto così, per sport, Dodar, te eri il pilot monitoring, cos'è che hai visto? Durante il decollo abbiamo avuto un problema. Ok, di fatto avevamo un engine one reverse unlocked che si era identificato, questa la possiamo continuare così, tanto abbiamo fatto comunque lo shutdown. L'abbiamo già fatto, adesso non so perché la speed on start engine selector ignition si sarebbe così cross speed va bene, tanto non abbiamo sto spento 1800 va bene, non abbiamo leak, se vuoi la puoi fare, puoi mettere il fuel sul cross speed, sono contento che non abbiamo una leak. Allora, identificativo fuel. Aspetta, la cross fuel è quella, non lo so. Andato. Sì, lo so, è questo però. No, stiamo facendo il reboot. 220, attivate approach phase. E l'abbiamo fatto. Questo così, questo è così. Flightly 19, you have fuel sight? Yeah, visual with the field. Are you able to make a, we have problem with the radar, you are able to make a visual landing? Affair. You are,
You be clear to land, and you're clear to make approach number one. We got 5 trucks waiting for you. Good luck. Thank you very much. La radio, allora questo qui lo possiamo chiudere, tanto non tanto il motore, come è stato spento, il 2 soltanto, il 2 soltanto. E questa la puoi premere, facciamo clear. Poi ci stiamo passando sopra. Allora facciamo così, flight directors off. Speed, bird on, e questo qui, sono brevi. Thomas. Ciao, arrivederci. Vabbè, cos'è che abbiamo adesso? Stefano ha un pneumatico scoppiato. E non l'abbiamo fatto noi, giuro. Cosa? È un pneumatico scoppiato. Va bene. Non l'abbiamo fatto noi. Ma questo è tutto reale, questa è allora, ti spiega dopo. Allora, se questo qui è il nav IR to fault, quindi facciamo questa. Attitude heading, switch to first officer, che ce l'abbiamo qui. Quindi se questo lo giri a destra. A posto. Vabbè, se non è simulato possiamo chiudere così e via. Allora, se vuoi fare attention crew estate, perché tu l'hai pure perso. Io ho perso tutto, non sì. Ho più niente qui. Sì. GPS primary lost, la forza, qua sta andando. Torna lì perché qua non c'è più niente. Too low terrain. Too low terrain. Allora siamo a 2800 piedi, siamo 5 miglia fuori. Allora facciamo così. Faccio scendere un po' ancora la velocità se ci riesco. Too low terrain. Too low terrain. Questo uomo non fa. Vero Thomas? Too low terrain. Too low terrain. Thomas. Too low terrain. Occhio alla spina. Too low terrain. Fermarli da un po'. Sì, infatti non adesso, non è più quando l'avevo detto. Too low terrain. Siamo 180 di fatto la velocità. Vabbè, allora flap 1. Too low terrain. Disregarli, questa qui ovviamente è finta. Too low terrain. Emergency cancel. Funziona. Too low terrain. Too low terrain. Guardate le porte. Flaps 2. Speed. Sì. Vabbè, se lo potete togliere come failure perché non ha senso. Too low terrain. Too low terrain. Non è come io. Too low terrain. Too low terrain. Il problema è che non è simulato l'emergency cancel, non possono spegnerlo overspeed, che in realtà è un non è vera. Too low terrain. Perché l'overspeed in realtà la velocità è questa, però l'overspeed qui è data dalla selezione della flutter. Prova adesso Stefano. Too low terrain. È tutto normale, questo è tutto vero. No, ma non è simulato l'emergency cancel. Too low terrain. Ah, sì. L'istrumento, proprio l'istrumento, lui non capisce dov'è. Si è avuto una reversa che ha rotto il motore, che ha dato dentro il sistema idraulico, che ha rotto la porta, che ha rotto gli strumenti. No, questo ok, però è... Too low terrain. Slightly one-niner.
Cagliari Tower. Two low. Ready. Terrain. Flightly 190 Cagliari Tower. Ready. Too low. For your information, we have encountered some microbursts on short fine. For your information. Thank you. Thank you. Light slow. Tanto ormai. Ormai peggio di questo. Light slow. Però l'aereo è sotto controllo, l'aereo sta volando, non è che. Va bene, se vuoi fare l'attention crew station, è l'unica cosa che ci è rimasto da fare. Questo dovrebbe andare via, però se non va via l'overspeed non posso fare niente. Prova adesso la manetta, vai, ok. Va. Terrain. Ah, oh, dai, che infame. Questa è stata l'infamata. Questa non la dovevi fare. Cosa ha fatto? Ti metti anche l'altro motore? Sì. Ma così? No, l'altro va. No, l'altro non va. No, la tua. Bene. No, allora, brace for impact. L'ultima era un l'ultima era un po' male. Cos'è che hai messo l'ultima? Però la prima era giusto, perché allora si è sembrato l'ultima ha messo la thrust reverse deployment. Eh sì, perché sono decollato, ho visto lo swing. Allora, numero uno bene. Va bene. Poi adesso io non so Airbus, perché diverso. Io penso, perché il fatto che anche io sono tuo. Allora, quando c'è memory items, cioè certe cose che tu devi controllare. Thrust reverser non si legge checklist, si chiama cut off the engine, perché uno va anche l'altro, è così, questo ho pensato io. Poi questo è il problema, che voi state un po' ritardi, con questo problema a risolvere, spegne il motore. Il motore si è rotto, la fan base non è andata dentro la porta, si è aperta la porta, dentro i static sensors, e per questo voi perso gli strumenti. Poi avuto il microburst che è il finale. Bravo. Apollo Airlines. C'era tutto. No, non c'era tutto. Ma non c'era tutto ancora. No, per noi è leggermente diverso. Sul Boeing, quando fanno l'engine fire. Ma riescono a fare un volo normale.